Tiger Woods alla Augusta Masters, ce ne parla Renato D'Aquino e brilla lì la verdissima stella italiana di Matteo Manassero, appena sedicenne. Sentiremo le sue prime impressioni. L'importante era fare la prima buca e non deve essere stato facile per Tiger Woods farla quella prima buca. 5 mesi dopo la terribile notte in cui c'entrò con il suo fuoristrada un albero e sfasciò contemporaneamente l'auto e la sua vita, la stella delle stelle del golf mondiale è tornata sul prato, ferro in mano per ricucire il suo destino. Teso in volto, sapendo che gli occhi di tutti erano su di lui, Woods ha provato a ricominciare, finendo al settimo posto nella prima giornata dei Masters di Augusta. Non male per un uomo ed un atleta che tutto aveva avuto e che tutto sembrava aver perso. Una domanda, Mr. Woods: è più difficile ricominciare a giocare e a vincere o ricominciare a fare il marito e il papà? Oggi mi sono divertito un sacco, È stato come un sogno giocare il primo giorno ad Augusta qui al Master, un evento così importante, quindi è stato bellissimo, mi sono divertito un sacco e poi ho giocato anche molto bene. Mi onora, sono molto contento che la gente mi apprezzi e mi venga a guardare nonostante la mia giovane età, insomma sono 16 anni, quindi però sono molto contento e mi fa giocare ancora meglio perché mi dà quello sprint in più. Un posto unico al mondo dove si sogna di andare e quando si ha la possibilità di giocare, andarci è veramente, veramente bello. I miei genitori mi hanno portato il golf sin dai primi anni, quindi quando avevo 3 anni, non hanno mai rinunciato a portarmi a qualsiasi gara, quindi questo chiaramente è dovuto a gran parte a loro. Adesso si godono questo bel momento che c'è finora e basta.